La extranjera es la cuarta novela de la escritora italo-estadounidense Claudia Durastanti y la primera publicada en español. La exploración de un mundo familiar, un mundo real llevado a la ficción. La straniera parla molto del rapporto tra fiction e non fiction, fra immaginario e autobiografia, memoir, il rapporto che c'è fra questi generi. E io, avere una famiglia romanzesca non è un talento, no? Il sangue non è un talento, quindi io ero quasi indispettita perché i miei genitori, i miei nonni, tutte le persone che racconto nella prima parte del libro mi sembravano quasi troppo romanzesche per essere credibile. Io sono convinta che se portavo questo libro da un editore, diceva questa è la vera storia della mia famiglia, non mi avrebbero creduto perché ci sono tante circostanze paradossali e improbabili. E quindi per molto tempo, quando scrivevo nei miei primi romanzi, nelle mie prime storie, tutto volevo fare tranne che raccontare di questa famiglia, perché in qualche modo mi metteva proprio in crisi sul significato della letteratura, che per me era in qualche modo costruire mondi. En este sentido, La extranjera es el resultado de un libro que la autora evitó escribir por mucho tiempo, una historia basada en el léxico familiar. Di fare questo libro sul lessico familiare, paradossalmente, quando mi è capitato di fare un'esperienza che racconto nella straniera, che mi arriva da un'opera d'arte. Io qualche anno fa sono stata al Guggenheim di New York e c'era un'installazione su questa camera anecoica, che è una camera in cui ci sono condizioni di silenzio perfetto, e quindi per la prima volta mi sono trovata in uno spazio fisico e mi sono detta: mia madre e mio padre hanno vissuto in una stanza del genere per tutta la loro vita, come mai non ci siamo capiti, come si è interrotto il dialogo, che cos'è stato veramente il silenzio per loro? E quindi ho iniziato a pensare loro in qualche modo a prescindere da me, perché io nei romanzi non trovo spesso persone come i miei genitori, che hanno una forma di disabilità e di sordità, raccontati se non attraverso la retorica magari della bontà, oppure dell'essere eccezionali, dell'essere eccessivi, dell'essere grotteschi, o sono grotteschi o sono buoni. Quindi io sentivo una mancanza nei romanzi di persone come i miei genitori, e ho deciso di trasformarli io in personaggi per colmare un vuoto che non era nella mia vita, ma proprio secondo me nel romanzo. La novela es también una reflexión sobre las migraciones y nuestra incapacidad de definir o nombrar a las personas con discapacidades. Io credo che nasce anche molto da questa esperienza straniante, se vogliamo, di un equivoco. Faccio un esempio. Capita spesso, parlando della mia famiglia, io faccio molto un rapporto tra disabilità e migrazione, in un certo senso, nello specifico la disabilità della sordità, che è una questione linguistica fondamentalmente. Quindi mi trovavo spesso somiglianze tra la mia esperienza e l'esperienza dei figli dei clandestini o dei migranti che attraversavano il confine negli Stati Uniti, per esempio. E quindi ci sono questi bambini che sin da subito fanno da interpreti ai genitori, come io facevo da interprete a mia madre, quindi ti ritrovi a che fare con un linguaggio molto burocratico, un lessico che può sembrare minaccioso perché non hai proprio gli strumenti. E da lì, da questa somiglianza, mi è venuto un po' il tentativo di capire che somiglianze c'erano tra disabilità e migrazione. Faccio questo discorso perché è emersa la figura del disabile potenziale e del migrante potenziale. La questione della disabilità, quando dico il disabile potenziale, tutti noi perderemo una facoltà nel corso del tempo, che sarà la vista, l'udito o la memoria, sempre più spesso, no? Forse perché veniamo da momenti culturali o da anni in cui c'è stata una sovrabbondanza, un carico di informazioni, e siamo sempre in aumento le patologie della dimenticanza, in un certo senso ha una correlazione. Quindi il fatto che ognuno di noi perderà quelli che io nel libro chiamo con un'iperbole dei superpoteri, però la disabilità non viene mai vista, no, come una forma di identità, viene sempre relegata in un altro margine dentro al margine. Mi sono chiesta come mai, anche perché poi nei nuclei familiari, nelle vite, nelle esperienze, quasi tutti abbiamo un confronto ravvicinato con la disabilità. C'è anche molta fatica a chiamarla in quei termini. Poi ci sono delle disabilità come la sordità che anche hanno magari una percezione più diffusa o popolare. Io nel libro, per esempio, dico che è più facile dire che i miei genitori sono sordi piuttosto che dire che soffrono di patologie, no? Che hanno disturbi mentali, perché quella è un'altra forma di disabilità che invece ha diversi livelli di opacità. E allora mi piaceva l'idea di far esplodere tutti questi concetti e dimostrare che ognuno di noi è in qualche modo sempre vulnerabile a queste definizioni su di sé.
Questo libro sia stato fondamentale per me per iniziare a fare quel passaggio tra ragionamento sull'identità e la comunità. E quindi sembra paradossale, ma il mio libro più personale mi ha veramente aperta al mondo. Invece di richiudermi nella mia storia di famiglia, mi ha fatto veramente capire come il mondo si rovescia in una famiglia e come una famiglia può essere una lente di lettura per l'esterno. Quindi probabilmente io ho sempre scritto di piccola comunità familiare, di relazioni. Adesso credo che mi ha allenata ad avere uno sguardo un po' più largo. La extranjera de Claudia Durastanti, editada por Anagrama, es una novela que se abre al mundo desde la intimidad del microcosmos familiar. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Noticias 22.